Ciao a tutti, sono Andrea Fois, ho 29 anni e lavoro come project manager in A2A, una delle più grosse multi-utilities presenti in Italia. Sono stato anch'io uno studente all'Università di Pavia e quindi quello che vorrei fare in questo momento di confronto è cercare di raccontarvi quello che è stato il mio percorso, quello che è stato il mio periodo trascorso a Pavia, per darvi anche quegli stimoli, quegli strumenti per poter scegliere al meglio la vostra futura università. Partiamo dall'inizio. Finito il liceo scientifico, siccome facevo anche canottaggio a livello agonistico e stavo iniziando ad andare decentemente bene, avevo scoperto che Pavia metteva a disposizione la possibilità di applicare per una borsa di studio che permettesse ai ragazzi di portare avanti la doppia carriera, quella sportiva e quella accademica. Quindi ho pensato, perché no, con tutti i dubbi che possono caratterizzare un ragazzo di 18 anni, quindi comunque lasciare casa, cambiare tutto quello che è lo stile di vita. Pavia è una città universitaria piccola, ma che presenta tante analogie con quello che è il mondo anglosassone e il mondo americano. Perché? Perché permette ai ragazzi e agli studenti di portare avanti non soltanto quella che è la carriera accademica, ma di portare avanti anche gli altri obiettivi personali, che possano essere suonare uno strumento, praticare sport. Nel mio caso io sono stato a Pavia come studente atleta, quindi ho portato avanti il mio percorso di studio universitario e il mio percorso di la mia carriera agonistica nel canottaggio. Sono stato al Collegio Cardano per circa 4 anni e sono stato beneficiario di una borsa di studio che mi ha permesso quindi di non gravare sulla mia famiglia nel portare avanti i miei studi e la mia carriera sportiva. Ma nel dettaglio perché? Perché vi consiglierei Pavia? Secondo me per tre motivi principalmente. Il primo è il supporto che l'università e i professori danno agli studenti nel cercare di portare avanti i propri studi, ma senza escludere tutto il resto della propria vita, dei propri obiettivi. Come? Con un confronto. Io quello che ho trovato dal mio punto di vista è stato un confronto costante studente-professore. Quindi un cercare da parte del professore, da parte dei docenti, di capire le esigenze e le necessità degli studenti e, per quanto possibile, di andare incontro. Secondo punto, per l'atmosfera che si respira in Pavia. Pavia è una piccola città universitaria, popolata quasi totalmente da studenti. Quindi, lasciatemi dire, io vengo da Milano, sono andato via di casa, sono andato a vivere a Pavia e ho trovato un ambiente entusiasmante, un ambiente estremamente amichevole, nel quale anche i momenti vuoti o i momenti più difficili venivano riempiti da feste, amici o comunque da una forte vita sociale. Il terzo motivo è il mettere a fattor comune metodo e strumenti. Cosa intendo con questo? Io ricordo tantissime volte in cui ero in difficoltà, magari per il tipo di allenamenti che facevo e cercare di combinarli con lo studio, per raggiungere obiettivi di esami piuttosto che, e ho trovato forte supporto, ad esempio, da parte degli studenti dei collegi di merito. Mi è capitato più volte di andare a studiare in Borromeo piuttosto che in Ghislieri, dove studenti che sono probabilmente il top a livello nazionale per quanto riguarda il lato accademico, mi hanno sempre messo a fattor comune il loro metodo, suggerimenti, nozioni per cercare di ottimizzare i tempi e di arrivare all'obiettivo. Pavia mi ha insegnato molto anche ad organizzarmi. Perché? Vi racconto un po' una mia giornata tipo, mia come anche degli altri ragazzi con i quali mi allenavo. La nostra sveglia suonava verso le 6, 6 meno un quarto, perché alle 6 e mezza dovevamo essere al capannone per la prima sessione di allenamento. Finito di allenarci, di solito in bicicletta raggiungevamo le diverse sedi dell'università, perché ad esempio io ero in centro, ma c'era chi studiava ingegneria o medicina, quindi doveva andare in nave piuttosto che in gravino. Stavamo tutto il giorno a seguire le lezioni o a fare le attività didattiche, e il pomeriggio, verso le 6, dovevamo tornare al capannone per il secondo allenamento. Quindi, meno male, la giornata era quasi sempre piena. Però, nonostante questo, la sera cercavamo di ritagliarci qualche momento, qualche ora per avere un po' di vita sociale, quindi ad esempio uscire il mercoledì piuttosto che goderci anche tutti gli aspetti divertenti della città. Pavia è stato per me teatro di grandi successi dal punto di vista sia scolastico che anche sportivo. Io, forse i migliori ricordi, le più belle emozioni che ho vissuto fino ad ora le ho vissute proprio lì, con i miei compagni di canottaggio,
a gareggiare difendendo i colori del CUS. Assieme abbiamo vinto parecchi campionati italiani e abbiamo partecipato a diversi campionati del mondo o gare internazionali. Questo ha dato la possibilità innanzitutto di visitare posti lontani e di confrontarci con ragazzi, con studenti, con atleti di culture diverse dalla nostra. Siamo stati più volte in Cina, siamo stati più volte in Russia, abbiamo girato un po' tutto il mondo, quindi ha respirato anche un clima internazionale. Ma nonostante questo, cosa mi ha lasciato Pavia e questo percorso oggi nel mondo del lavoro? Mi ha lasciato la voglia e la capacità di cogliere delle sfide, anche difficili, anche che sul momento possono sembrare impossibili da raggiungere, e di lavorare per queste sfide cercando di avere due tipologie di obiettivi. Gli obiettivi di breve periodo, che sono quello che noi dobbiamo fare ogni giorno, ma non perdendo mai di vista l'obiettivo di lungo periodo, che è il risultato finale, il cercare di vincere, di portarci a casa la nostra sfida. E questo è un po' il suggerimento che posso dare anche a voi e ai ragazzi che iniziano un percorso di questo tipo. Vorrei concludere facendo un grosso in bocca al lupo a tutti voi che iniziate adesso questo percorso universitario e quindi che vi affacciate agli anni dell'università. Godetevi perché sono gli anni più belli, gli anni più emozionanti, almeno per quello che posso aver visto fino ad ora, ma soprattutto sono gli anni in cui definite un po' chi siete, in cui sviluppate quello che sono le vostre soft skill, la vostra grinta, la vostra capacità di cogliere opportunità, di confrontarvi con altre persone, di fare domande, di sviluppate la vostra curiosità, che sono quelle qualità che poi vi distingueranno dagli altri e vi faranno emergere nel mondo del lavoro, nel poi. E poi vorrei ringraziare per questa opportunità, per questo momento di confronto, Silvia Figini, la professoressa di statistica economica, che è stata una mia insegnante anni fa e con la quale ho il piacere di aver mantenuto i contatti. Grazie.